Ciao sperimentatori, benvenuti su Sperimentatori Talks, il format in cui andiamo a conoscere e a parlare con persone che amano ideare, sperimentare, ma anche creare qualcosa di nuovo. Qui con noi oggi abbiamo Simone Riccio. Ciao, ciao a tutti. Ciao Simone, lui è uno sperimentatore che ha fatto un percorso interessante sia nel mondo del digital ma anche nel mondo dell'offline. Ciao a tutti, come ha detto Albi, Simo Riccio, che è il nome sul web. Ok, è appena uscita la mia intervista per Sperimentatori Talks, dove da buon sperimentatore spiego un po' il mio percorso tra online e offline. Ma non siamo qui per questo. Siamo qui perché qui e ora annuncio ufficialmente una serie di video che documenteranno 30 giorni di o 30 giorni senza o 30 giorni con. Visto che non è chiarissimo, ad esempio, 30 giorni mangiando sempre le stesse cose o 30 giorni di sveglia alle 5 e mezza. Lo faccio in quanto mi riconosco nella definizione più critica dei millennials, cioè i nati tra gli anni 80 e i primi anni 90, perché loro, cioè noi, pensiamo che tutto ci sia dovuto. Ci troviamo spesso nella condizione di avere tutto quello che vorremmo avere, ma ad essere ugualmente infelici. Personalmente penso che le situazioni difficili e che mi hanno messo alla prova mi hanno reso la persona che sono. E quindi vorrei capire cosa succede quando si esce dalla zona di comfort legata alle nostre abitudini quotidiane. Ma quando ho scritto le sfide ho visto che molte non coinvolgevano solo me, visto che non vivo da solo. In alcune devo per forza coinvolgere la mia dolce metà, solo che lei non lo sa ancora. Allora la chiamiamo, cioè io la chiamo. Sarebbe bello se voi la chiamaste. E invece... Pronto? Ciao amore. Sai quella cosa delle sfide mensili? Sì, alla fine la faccio. Ti chiamo perché guardando gli appunti, in molte, non dico che sei obbligata, però... Cioè, volevo sapere, ad esempio... quando faccio 30 giorni di doccia fredda. Per non cadere in tentazione io vorrei proprio spegnere il boiler. Tu che dici? No, vabbè, ma tu sei pazzo. Guarda che non è che metto la vocina alla fantozia, si sente poi cosa dice. Appunto, la gente deve sapere. Ok, ti tolgo già io quella dei 30 giorni senza poter spendere soldi, così evitiamo i beep di censura. Sì, ma poi io non spendo mai soldi. Ah no? Eh no, i miei sono tutti investimenti. Ah, sono rincuorato adesso. E dai, una dove sei quasi obbligata è 30 giorni di sveglia alle 5 e mezza. Sì, quello sì, ma lo stiamo già facendo. Sì, ma non puoi dirlo, loro sono qui solo per l'anteprima. Ok, dai, altri li vediamo man mano. Ultimo, praticamente... è una sfida che serve a non sprecare tempo a pensare a cose futili. Quindi, lo fai 30 giorni vestendoti sempre con lo stesso outfit? Amore? Pronto? Doveva andare. Mi ha detto che sta lavorando. Comunque, ricapitolando, vorrei vedere perché, pur avendo quasi tutto quello che possiamo desiderare, a volte ci sentiamo infelici, dando la colpa alle cose sbagliate. Giro i video perché spero di capire queste cose e magari aiutare anche voi. Chi vorrà unirsi al viaggio è il benvenuto. Peace!